Allora, intanto partirei dall'incipit del comunicato stampa, che è piuttosto esplicito e significativo, no? Disabili sì, ma non cretini. Eh sì, perché davvero non è più concepibile una cosa del genere, perché voglio dire, definire una spiaggia come questa, gioiello di inclusione, for all, per tutti, è veramente non sapere che cos'è il concetto dell'accessibilità, e siamo preoccupati perché se i soldi pubblici vengono spesi in questo modo, e allora veramente devono andare tutti a casa, perché ricordiamo che gestiscono i nostri soldi e la qualità della nostra vita. Quali sono le criticità? Beh, insomma, abbiamo verificato che non c'è il criterio della spiaggia accessibile, non ci sono parcheggi, non ci sono piazzoline di sosta dove il disabile può usufruire della spiaggia e poi del mare. Abbiamo giochi fruibili e inclusivi, avete visto con le vostre telecamere, uno scandalo totale, un gioco inclusivo e fruibile posizionato sulla sabbia. È assurdo e inconcepibile, hanno fatto le docce accessibili, ma poi in realtà una persona in carrozzina non può venire al mare. Quindi ci troviamo di fronte a una discriminazione punita dalla legge, ci troviamo di fronte davvero a una violazione dei diritti umani. È inconcepibile che spendere 170.000 euro di denaro pubblico possa essere finito in questo modo. Ma noi ci siamo posti da subito nei confronti dell'amministrazione comunale e abbiamo detto convocateci, vi diamo tutti i consigli gratuiti, perché veramente questo sarebbe potuto essere un gioiello. Il sindaco non ha risposto all'invito. Non solo non ha risposto, ma altretutto non è venuto nemmeno ad incontrarci, non ci ha convocati, e io credo che un sindaco deve dimettersi, perché un sindaco che non è in grado di ascoltare il dissenso, di incontrare le persone, i cittadini e soprattutto i cittadini disabili, penso che non possa fare il suo mestiere. Evidentemente non ha capito nulla. Siamo davvero arrabbiati, non è possibile, anche perché è una vera e propria discriminazione.